70 anni, conto tondo per la Mostra del Cinema di Venezia, un programma ricco di film, molte pellicole, pochi lustrini, per seguire una linea inaugurata lo scorso anno con il ritorno di Alberto Barbera alla direzione artistica della rassegna. 70 anni non sono un giorno e per celebrarli degnamente 70 registi hanno realizzato altrettanti cortometraggi che saranno proiettati durante il festival. Ma in attesa che si alzi il sipario sulle proiezioni è Lido a rifarsi il look per la settimana che lo vede protagonista. Vista nel mondo. Rimesso a nuovo l'hotel Excelsior, il tempio delle star di Hollywood, una sintesi di eleganza, raffinatezza e discrezione. Mostra del cinema, l'hotel Excelsior è stato al centro della Mostra del Cinema da sempre, è nato qui la Mostra del Cinema e abbiamo già cominciato il conto alla rovescia per prepararci per questo evento. Non abbiamo ancora chiaramente il calendario degli eventi in mano, però chiaramente possiamo già confermare il grande galà di apertura, le 1100 persone, più la festa di chiusura. Tutto il resto è da costruire. E c'è anche un menù per gli appassionati di cinema. Basta spostarsi sul Gran Viale Santa Maria Elisabetta per rifarsi il palato con la Gran Teccia, una leccornia di pesce fresco che canta in bocca. Certamente non si può non parlare della Mostra del Cinema qui a Lido di Venezia, che è la regina, diciamo, dell'isola. Noi ne abbiamo l'oggetto ufficiale, che non è nient'altro che il Leone d'Oro, quindi il premio che danno agli attori quando vengono premiati qua alla mostra. Questo qua è l'originale, questo è il Leone d'Oro che viene prodotto dalla Fonderia Vallesa di Venezia, il primo Leone d'Oro che hanno fatto alla prima Mostra del Cinema del Lido. Poi è stato rifatto, è stato rivisto, comunque questo qua è l'originale. E visto che siamo andati dietro le quinte, vogliamo sapere se i divi sono anche capricciosi, come tradizione vuole. Sinceramente, quello che per noi, che per tanti è bizzarro, per noi è la routine. Feli mi dice, ma mi dica qualcosa di particolare? Non glielo so dire. Sinceramente non mi viene in mente nulla che non siamo riusciti ad accontentare. Ho una richiesta che per uno che non è abituato a vivere questo mondo può sembrare strana.